Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Burnout, la rubrica che si occupa di videogiochi e di automobilismo in generale. Quest'oggi puntata abbastanza particolare perché parliamo di quel Richard Burns Rally uscito ormai nel lontano 9 luglio 2004 che riuscì a dettare nuovi standard per le simulazioni di rally e che a oggi, grazie a delle comunità di modders molto attive, riesce a essere ancora giocato e apprezzato da molti appassionati. Ora, nonostante siano passati tutti questi anni, si può dire tranquillamente che Richard Barsarelli sia una delle migliori simulazioni in giro da poter giocare per tutti coloro che vogliono cimentarsi con un rally molto impegnativo e molto tecnico. A livello grafico, non siamo ai livelli magari di Dirt Rally, ma neanche del recente Sebastian Loeb Rally Evo, perché appunto ha parecchi anni sulle spalle, ma questo titolo ha dei punti di forza quali il motore fisico. Il motore fisico ci ripropone una simulazione molto efficace, molto realistica, che una volta che si può magari cimentarci su con un G27, come nel mio caso con un volante di buona fattura, si può veramente testare con mano la bontà di questo titolo e la sua difficoltà estrema. Infatti quando si è abituati a un gioco un pochino più arcade come può essere Sebastian Loeb Rally Evo e ci si catapulta in una realtà come questa, ben più simulativa, si possono avere delle grandi difficoltà a padroneggiare il titolo. Ma io direi adesso andiamo a fare una gara assieme con questa bellissima 131 Abarth auto storica Fiat delle competizioni rally e almeno così possiamo farci un'idea mentre parliamo un po' del gioco. Bene, eccoci a bordo della nostra 131 Abarth, una gloria Fiat degli anni che furono. In questo caso ci troviamo in Francia, su uno dei rally già presenti su Richard Burns Rally originale, in Francia in particolare, su superficie asfaltata. Sto giocando con la mod Real Rally, che vi lascerò il link in descrizione per potervi dare un'occhiata in caso foste interessati, ed è una delle tante mod disponibili per questo titolo. Infatti ci sono appunto, come dicevamo all'inizio nell'introduzione del filmato, più comunità che si sono occupate all'espansione di Richard Burns Rally. Ce ne sono un paio di matrice italiana, una francese, una ceca e così via. Tutto sta a vedere secondo i vostri gusti quale vi garba di più e scaricarle di conseguenza. Se foste interessati alla cosa, vi avverto subito, la mod ha un certo peso in termini di gigabyte. Infatti, quando si va a scaricare Real Rally, ad esempio quello che sto utilizzando io, bisognerà tener conto che sono 7 giga e 4 più o meno di download, che come potete immaginare, se non avete una linea veloce, non è proprio il massimo della vita, ci metterete magari tanto tempo per scaricarla, ma soprattutto una volta averla scaricata è un archivio e una volta decompresso sarà abbastanza ciccione, tanto da dover liberare 70 giga di spazio sul vostro disco per poterci giocare. 70 giga e non mi sono sbagliato, perché ho verificato e siamo sull'ordine di quel peso lì, che appunto non è assolutamente una passeggiata. Bisogna già avere un hard disk bello capiente, bisogna avere quello spazio in memoria e poi si potrà accedere a questa mod. Da installare non è assolutamente difficile, infatti una volta decompresso l'archivio si potrà mettere subito sulle mani, avviarlo dall'hard principale e far partire la mod. Parliamo più specifico di questa mod. Come potete vedere, questa 131 Abarth è solo una dei tantissimi veicoli presenti all'interno di Real Rally, perché si possono scegliere le vetture dagli anni praticamente 70 fino a oggi, con un numero veramente enorme di auto disponibili. Ci sono glorie anche, addirittura c'è la 1 Turbo, la Clio Williams, appunto la 131, la Fulvia, la Lancia del Integrale e quant'altro. Quindi potrete scegliere tranquillamente l'auto che più vi aggrada e provare questa simulazione, che tra l'altro, ritornando in termini specifici di Richard Burns Rally, dicevamo all'inizio che è una delle più belle simulazioni a cui poter giocare. Perché? Perché, come dicevamo, il motore fisico applicato al gioco è qualcosa che vi richiede un impegno veramente forte per essere giocato. Infatti,
non alla prima run si riuscirà sicuramente a chiudere una tappa, una corsa in questo caso, ma ci va allenamento, perché richiede una buona dose di competenze, di conoscenza delle dinamiche del rally. E una volta che avrete il vostro volante sotto le mani, e vi sconsiglierei assolutamente il pad, potrete capire di che cosa sto parlando. Infatti la difficoltà in questo gioco è molto alta, governare questi bolidi non è assolutamente semplice. Se non siete frenati dall'aspetto tecnico estetico del titolo, che ormai si porta il peso dei suoi anni sul groppone, questo è un gioco di sostanza, di contenuto, dove un appassionato vero di rally può trovare pane per i propri denti. Infatti ad esempio all'inizio, già nel gioco originale, c'è una scuola rally molto interessante gestita da ormai defunto Richard Barnes, che è molto chiara e molto competente e che ci insegna le tecniche di base per il rally, e che io ho trovato davvero molto utili per migliorare le mie capacità di guida poi in game. Quindi appunto, se uno riesce ad andare oltre l'aspetto estetico di questo titolo, come potete vedere gli interni sono scarni, in bassa qualità, tutta la strumentazione interna della vettura è farlocca, diciamo così, non è vera, ma serve come pretesto per poter guidare questa vettura all'interno di questo gioco con un motore fisico spaventoso. Infatti secondo me non ci sono i vari Sebastian Loeb Rally Evo che tengano, ma neanche un Dirt, per quanto ci si avvicini molto, è bellissimo, giocabilissimo e punta molto verso il realismo, ma come Richard Barzarelli secondo me di giochi non ne sono mai più usciti. È qualcosa che gli appassionati conoscono molto bene, che giocano nonostante siano passati i suoi anni ancora oggi, ed è un risultato davvero encomiabile per un titolo che si porta dietro tutti questi anni, un po' come successe a R Factor prima che uscisse il 2, che nonostante il motore grafico non fosse ormai più al passo coi tempi, la community continuava a seguirlo con mod e aggiornamenti, tanto da poter espandere l'esperienza base del gioco e poterla personalizzare all'estremo. Qui siamo più o meno su quei livelli, quindi Richard Barzarelli è un po', perdonatemi l'accostamento, è un po' l'R Factor dei rally. Quindi se avete voglia e pazienza e costanza e volete provare un rally duro e puro, è questo il posto in cui dovete andare assolutamente. Come consiglio spassionato io vi direi di venire qui, anche perché è una mod totalmente gratuita. È chiaro che recuperare l'originale gioco Richard Barnes Rally non è assolutamente facile, perché ormai non si trova praticamente più in giro, si può trovare su eBay, forse su Amazon, ma i più grandi rivenditori, ad esempio Steam, GOG, non ce l'hanno nella lista. Ho già provato a guardare bene, ma non si trova. Bene, intanto qui andiamo a concludere la nostra tappa e poi ci salutiamo con la chiusura. Bene, e con questo è praticamente tutto. Facciamo un breve sunto prima di salutarci. Se siete appassionati dei rally e volete una sfida veramente ostica e impegnativa, Richard Barzarelli potrebbe fare per voi, soprattutto in vista del fatto che ci sono molte mod disponibili che aggiornano il gioco fino al 2016. Per chiunque di voi che non avesse mai visto nulla a proposito di questo gioco, spero di avervi incuriosito. Quindi se vi è piaciuto questo filmato, mettete un like e iscrivetevi al canale. Noi ci aggiorniamo con il prossimo video. Ciao a tutti!